Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi presento due prodotti che mi sono arrivati da Germania. Parlo di Sierra Parcilia da Devel Premium Cosmetics. L'azienda ha deciso di mandarmi di nuovo i prodotti perché, ragazze, fino all'anno scorso avevo già provato questo e siccome l'ho già testato, ho avuto dei risultati con lui e mi sono trovata molto bene. Questo, il Supreme Eyelash Serum, si troverà nel giveaway che farò in settembre con occasione dei miei 2 anni su YouTube. Allora, se volete sapere ancora dall'inizio del prodotto, vi consiglio di stare ancora sul mio canale e seguire fino alla fine questo video perché penso che sarà molto molto utile. Adesso è la moda dei prodotti Devel Premium. Ho visto su Instagram già parecchie persone che stanno ricevendo questi prodotti, ma sono molto contenta perché io sono stata prima ragazza in Italia, prima YouTuber che ha ricevuto questo prodotto. Io comunque vi lascerò nell'info box il link del sito Devel e pure il link della recensione che avevo fatto riguardo al prodotto. Oggi veramente mi trovo qua per presentarvi tutti e due i prodotti e insomma vi sto alla disposizione se avete domande riguardo i prodotti, riguardo l'azienda. Azienda tedesca specializzata nella realizzazione di prodotti innovativi con ingredienti di altissima qualità. Sono prodotti cruelty free, senza parabeni. E quando parlo di ingredienti di altissima qualità, parlo pure di un prodotto che ha un prezzo più o meno alto, perché i prodotti, anche se adesso sono in sconto, passano di 100 euro per 7 ml di prodotto con un'apertura di 6 mesi. Allora, io vi voglio parlare prima di tutto di questo. Io non lo aprirò perché, come ho detto, sarà uno dei regalini, veramente il regalo principale che sarà per voi. Il prodotto si presenta così, in un packaging come di mascara. All'interno ce l'ha come il pennellino dell'eyeliner. Mi aprirò quell'altro e ve lo farò vedere. Questo qua è un prodotto per ciglia e sopracciglia. Io ho avuto dei ottimi risultati con questo prodotto. Prima avevo le ciglia molto molto piccoline, le sopracciglia erano molto fine con vuoti all'interno. Non dico che adesso non ce l'ho dei vuoti, ma le mie sopracciglia hanno iniziato a crescere in questa parte qua. E tutto con l'aiuto di questo. Io ho smesso di usarlo qualche mesetto, anche perché le mie ciglia inferiori erano arrivate in modo di toccare la pelle sotto, e nel momento in cui io arrivavo con il mascara mi sporcavo sempre. Per questo fatto ho smesso di usarlo. I risultati arrivano dopo 2 settimane, più o meno 2 settimane, da 2 a 4, 6 settimane. Vedete come le ciglia si allungano in modo visibile. Io parlo tutto che si vedrà, vi guarderete nello specchio e vedrete la differenza. Le ciglia si allungano eppure diventano più spesse. All'interno di questa scatola troviamo comunque le indicazioni. Purtroppo le indicazioni sono scritte in tedesco e non vi aiuteranno molto, ma vi consiglio di andare sul sito Devel Premium Cosmetics perché il sito ce l'ha adesso la traduzione e vi sarà più facile di capire come si comporta il prodotto e quali saranno le vostre aspettative al riguardo. L'azienda mi ha mandato questa volta pure il Devel Sensitive Eyelash Serum.
che è un serum per le ciglie sensitive. Questo vi lo farò vedere. Allora, questo si presenta così, uguale il packaging come il mascara, scrive Devel Premium, ma questa volta con la scritta argentata. Allora, aprendo il prodotto, troviamo il scopolino, come vi ho detto, quasi di eyeliner. Questo siero, al contrario di questo, non ce l'ha prostaglandine. Ed è un prodotto molto dedicato, adatto ad un occhio sensibile. Come uso, ragazze, ogni sera che questo, che quell'altro, si deve usare la sera dopo che si è pulito per bene il viso, la zona occhio e contorno occhio. Si deve usare per tutti e due occhi una sola pennellata di questo. Togliere eccesso per bene e poi usare la pennellata. Come usare l'eyeliner? Mettiamo da una parte all'altra, da una parte all'altra, pure nella parte di sotto, e loro stanno dicendo come un avviso prima di usare il prodotto, che per 2, 3, 4 giorni si sentirà un piccolo pizzico, un leggero fastidio che non deve spaventarvi perché il prodotto entra in contatto con la pelle e fino a quando la pelle si abituerà con questo prodotto sarà questo fastidio leggermente sull'occhio. Io non l'ho incontrato, sono sincera quando dico io non ho avuto nessun fastidio in contatto con il prodotto, ma giusto per sapere che non è niente di che. Dopo qualche giorno il fastidio sparirà. Se al contrario trovate che il fastidio sì, lo rincontrerete a lungo, smettete di usare il prodotto. Questo è quello che stanno dicendo loro. Se sentite dei bruciori al contatto con l'occhio, che se entrano, che sciacquate per bene e smettete di usarlo. Loro ci dicono che non si sono incontrati dei soggetti sensibili al loro prodotto. Infatti stanno dicendo che sono tanti artisti, tanti star che lo stanno usando e sono pazzi per loro. Il prodotto è stato testato su tanti soggetti sani. Devo dire che all'opinione mia, tutti noi, le youtuber che abbiamo ricevuto il prodotto, siamo stati i loro tester. E devo dire, ragazzi, la mia recensione è stata una recensione positiva e sincera. Questo prodotto non deve essere usato se avete la palpebra bagnata. Asciugate per bene la vostra palpebra, il vostro contorno occhi. Non usate il prodotto prima o dopo che vi siete esposti al sole. Insomma, vi consiglio di leggere attentamente sul sito e vedere come deve essere usato, per quanto tempo, quali sono i risultati, così siete più sicure. Ragazzi, questo è tutto per oggi. Se volete provare il prodotto, io vi consiglio di rimanere attive sul mio canale, così saprete quando sarà online il video con il giveaway. Vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!